tra gioie e dolori si riparte. La gente cilena saluta comunque e sorride per ricambiare al saluto e al sorriso. Mai fare l'errore, lo dico in primis a me stessa piuttosto che all'obiettivo e a voi, mai fare l'errore di generalizzare nei confronti di un popolo per un fatto spiacevole. Mai farlo. Devo fare attenzione, anche perché non è giusto per tutte le persone meravigliose che abbiamo incontrato fin qui. Non è assolutamente giusto. Ora vediamo se il vulcano Villarrica si è scoperto dalle nubi. Il cielo sembra pulito, quindi dovremmo riuscire a vederlo. Stiamo per attraversare il puente Leofulafken e dovremmo riuscire a vedere il vulcano. Guarda che spettacolo! Eccolo! Vulcano Villarrica! Assolutamente un quadro. Un altro gigante, questa volta non troppo buono, perché sembra essere il vulcano uno dei più attivi del Cile e tra l'altro sembra che abbia una nuvoletta di fumo grigio, un po' dubbio proprio sulla sua sommità. Tornate sulla strada principale, da qua alla destinazione di oggi, che ancora non vi abbiamo detto, sono 2 ore e 36 minuti, 211 km. Vediamo se riusciamo a farli tutti con tranquillità in un'unica tappa. Ah, vedete una nuova camera, sto facendo un test. Cerchiamo di migliorare l'inquadratura, in quanto qualcuno mi ha detto che il cupolino proprio in questa zona distorce un po' l'immagine. Giustamente, sono tutte prove per migliorare i video. Vediamo cosa ne viene fuori. Come sempre, da parte nostra, massimo impegno per cercare di portare a casa un risultato migliore. Was it the same night you had trouble with your car? Stiamo percorrendo la ruta 199 direzione ruta 5, praticamente direzione panamericana. Limite di velocità in questa strada 100 km orari, poi nella panamericana dovrebbe salire a 120 il limite, e ricordo che la panamericana è a pagamento, costa pochissimo ma comunque a pagamento, e non si può pagare con carta di credito, solo effettivo. Arrivati al bivio con la ruta 5, ora ragazzi, autostrada, ci togliamo dalle scatole questo mezzo pesantissimo davanti. Di nuovo, come dice Fra, siamo sulla ruta 5 panamericana, vamos! Primo pedaggio. Comunque da lontano i caselli con il semaforo sopra verde e rosso ricordano i nostri italiani. 900 per la moto. Hola. Perfetto, grazie. Ora 85 km su questa strada, vediamo quanti caselli troviamo lungo la strada, appunto. Stranissima, non è la prima volta che li incontriamo in bici lungo la ruta 5, lungo l'autostrada. Ok,
appena superato un punto, sulla destra c'erano delle galline che tranquillamente transitavano molto strada. Eccola l'indicazione. Cile via Panam. Pedaggio, la moto sempre 900 peso cileno. 900 peso, ragazzi, sono circa un euro e qualcosa, e a grandi linee è il terzo che paghiamo, quindi ogni 30-40 km. Hola. Ormai abbiamo visto che sono sempre 900, quindi per far prima li prepareremo. Questo lavoro è svolto la mia ragioniera. Ora in teoria dobbiamo prendere verso sinistra perché dobbiamo andare in direzione Oceano Pacifico. 84 km all'arrivo. Tanto se avete bisogno di un sandwich, un hamburger, un po' di queso, qua c'è di tutto. Uscita Victoria. Banalità, la parola salida significa uscita. Poco intuitivo. Bienvenidos a Victoria. E comunque ancora non vi abbiamo detto la destinazione di oggi. Lo so che siamo dei bastardi inside, ma dai che ci arriveremo, è rimasto poco. Abbiamo appena visto delle insegne con le scritte Los Sauces e Lumaco. Tenete a mente questi nomi, ci torneranno utili. Los Sauces per un passaggio di una storia che vi racconteremo, e Lumaco perché questo posto dove vi porteremo è una frazione di questa città. Bagnano proprio la legna. Stiamo attraversando la cittadina di Traigen. Voi non ci crederete, ma nei prossimi giorni abbiamo intenzione di mangiare tortellini, prosciutto crudo, coppa, polenta. Possibile mangiare tutte queste cose nel profondo sud del Cile? Quella che ci accoglierà stasera è la più grande colonia di italiani di tutto il Cile. Andremo in una comunità di 2000 italo-cileni. Nel marzo 1904 e nel marzo 1905 arrivarono in questo posto, dalla zona del Frignano in provincia di Modena, 23 famiglie il primo anno e 65 il secondo. Questa storia riguarda tutti gli italiani, ma riguarda in particolare tutti gli amici dell'Emilia-Romagna, perché gran parte delle famiglie che arrivarono qua provenivano dalle cittadine di Zocca, Guiglia, Modena, Pavullo nel Frignano. Solo più tardi, con altre immigrazioni, arrivarono anche famiglie romane. Ma la storia del loro arrivo è tutta da raccontare.
Il luogo dove ci fermeremo stasera venne chiamato 3 anni dopo le primissime immigrazioni Colonia Nueva Italia. Oggi non si chiama più così. Quello che abbiamo intorno in effetti ricorda un po' le colline sia marchigiane sia umbre sia le zone dell'Appennino proprio emiliano. Queste famiglie lasciarono un po' la loro vita, probabilmente fatta di poche cose, e emigrò in questa terra, forse trovando delle condizioni ancora più difficili. La prima migrazione iniziò il 2 febbraio 1904 proprio dalla stazione di Modena con un treno speciale diretto a La Palisse, La Rochelle, un porto poco sopra Bordeaux, affacciato sull'Oceano Atlantico. Arrivarono al porto cileno di Talcahuano dopo più di 30 giorni, stremati dal viaggio in nave, attraverso un piroscafo chiamato Oruba. La seconda emigrazione avvenne lo stesso giorno, il 2 febbraio del 1905. Tutte fecero lo stesso viaggio con lo stesso iter. Dal porto di Talcahuano presero dapprima un treno, poi salirono con dei carri, anche i bambini e tutti i bagagli trainati da cavalli, e arrivarono fino alla cittadina di Los Sauces. Furono convinti a emigrare con la promessa di trovare case, di vedere assegnati dei terreni ad ogni famiglia, degli strumenti per lavorare la terra e addirittura animali. Le province più difficili dell'Italia dell'inizio del Novecento non avevano ancora tanto da offrire, e le famiglie si trovarono a convincersi, probabilmente, di far fortuna al di là di quell'oceano immenso rappresentato dall'Atlantico. La zona da colonizzare era la zona occupata dalle comunità indios dei Mapuche, che a quell'epoca erano state da poco pacificate tramite l'intervento proprio della gendarmeria cilena. È una serata stupenda, sembra di essere nel nostro Appennino. Dobbiamo svoltare a sinistra per Capitan Pastene. Bandiera italiana, bandiera cilena e bandiera mapuche che sventolano. Siamo a Lumaco, comuna tricultural. Ragazzi, è estremamente emozionante, lo sapevamo, però vederlo dal vivo è un'altra cosa. Scusate, ho tirato su il casco, ma poi l'audio ne risente. Perché questo è l'esempio, nonostante tutte le avversità, di un'ottima convivenza tra le tre comunità che abitano a Lumaco e anche a Capitan Pastene: quella italiana, quella dei criollos cileni, cioè dei figli degli europei nati nelle colonie, nelle ex colonie spagnole, e della comunità mapuche. Love.
Quello che stiamo attraversando è Lumaco. Noi ci dirigeremo in una frazione di Lumaco, Capitan Pastene, ex colonia Nuova Italia, a circa 10 km da qua. Eccolo, Capitan Pastene, 10 km. Fra si sta chiedendo se qua riconosceranno finalmente per la prima volta la targa italiana. Nello specifico venne loro offerto alla prima migrazione per ogni famiglia 70 ettari di terreno, per la seconda migrazione 50 ettari di terreno e per ogni figlio maschio a partire dai 5 anni un ettaro in più per ogni anno del bambino, per un massimo di 25 ettari in più. Alberto, Angela, scansati proprio! Siamo a Capitan Pastene, sello de origen Capitan Pastene prosciutto, perché il prosciutto crudo fatto a Capitan Pastene è stato dichiarato un prodotto DOP dal governo cileno. Più galline, le vie intitolate anche a personaggi storici importantissimi: via Dante, via Josef Verdi, dovrebbe essere Giuseppe Verdi. Quello che i migranti trovarono quando arrivarono era invece una zona completamente deserta e tutta da bonificare. Guardate, comune Pavullo nel Frignano e comune di Zocca. C'è anche un personaggio noto in Italia musicalmente per la cittadina di Zocca, credo che lo conosciate anche voi, Vasco Rossi. Trattoria Don Primo, ristorante italiano. Hola! Come? Hola! Giuseppe Mazzini. Eccola, stiamo scendendo, è questa la via centrale, la Cosa Nostra pub. Ciao! Giardini pubblici. Don Pablo, bandiera italiana. Emporio Geppetto, Monte Corone, bandiera italiana e cilena, sempre. Molino Rosati. Pasta e pizza all'Emiliano. Sì, la nostra struttura dovrebbe essere un po' fuori dal paese, verso questa direzione. Siamo arrivati. Resort per le vacanze, il mio nonno. La nostra casina è qua dentro. Li avevamo contattati principalmente perché erano di origini italiane, perché il nome era italiano, e adesso vediamo. Vamos a tocar. Un cagnone che sta venendo verso la nostra direzione. Hola! Hola! Suoniamo e teniamo su una riserva. Hola, hola, hola. Tranquillo. Oddio, i cani mi hanno letteralmente travolto. Ci siamo. Ecco. Che c'è? Che c'è? Mamma, senti che pelo che c'ha. Un momentito, un momentito. Sta bien. Parte, via. Oh, cioè ragazzi, guardate, la giacca di Sara è più sporca di quando siamo caduti. Che colpa del cagnotto qua. Che passa? Che passa? Ti faccio vedere il profilo? Guarda, guarda quella zampa. Che passa? Che hace? Questo è l'ambiente
Il nome della struttura è Il Mio Nonno, resort per le vacanze, ovviamente bandiera italiana. Sembra super lusso, ma li abbiamo contattati, il prezzo è di 50 euro, compresa la colazione. In fondo c'è anche il ristorante. Ora, come ho già detto, decidiamo se andare a mangiare al ristorante qua nella struttura, andare a mangiare al ristorante qua in centro, oppure se andare al ristorante domani, perché ci piacerebbe un po' intervistare qualcuno della zona, capire un po' la loro storia, mangiare qualche prodotto, se effettivamente sono come i nostri prodotti locali italiani. Vediamo ragazzi, qualcosa ci inventiamo. Nel frattempo Sara è stata sequestrata. Sì, non posso muovermi, guardate. Guardate. Ma poi si mette seduto? Fatta sì, la zampa. Esatto. Braccata. Braccata, io non mi posso muovere. Molto gusto. Ugualmente, benvenuto che sei io alla cabaña del mio nonno. Loro adesso hanno questa impresa, ci sono delle cabañas, sono delle cabañas stupende, però ho chiesto una curiosità. Ma quando loro sono arrivati, quando i nonni, los abuelos sono arrivati, cosa hanno trovato? Non c'era niente, non c'era niente. Venivano da Lumaco a camminando. Capita Patene. Sì, in carreta, ci sta raccontando quello che hanno trovato quando sono arrivati. Puede decir de la historia. Claro, bienvenido, que la historia, cierto, fue muy desgastadora para ellos por el hecho de que tuvieron que hacer camino de Lumaco a Capitán Pastene, porque no había nada. Venían a caballo y en carreta. Y fue muy difícil. Muy difícil. Ahora el trabajo del pueblo. Por el turismo, la gastronomía, que se dio todos los jamones, todo eso. Que fue el boom que prácticamente de Pastene y de ellos mismos, porque se creó y este es un lugar privilegiado que aquí se puede hacer jamones, no más, en ningún otro lado. Prosciutto, tortellini. Tortellini, todo. ¿Todo? Lo que es pasta, que se dio todo, es de aquí, de Capitán Pastene. ¿De dónde venían su abuelo? De Modena. Sí. Castagnoli, quindi sí. Se qualcuno si riconoscesse come, insomma, lontano parente. Sí. Ahora es frío. Un poquito, esto nada prácticamente. Este tipo de temperatura, sí. En octubre, lo mismo, sí. Periodo de otoño. Es igual. Claro. Es igual. Sí, siendo más o menos parecido. Nosotros somos de Le Marche. En el sur, sí. De Emilia Romagna. De Modena. Ah, de Modena, claro. Cerca, sí, pues cerca, claro. Sí. El gobierno de Italia vino acá a Chile, ¿cierto? Y ustedes mandaban ayuda a Chile, pero quedan en Santiago. No venían para acá. No venían acá. No, pues. Y él dijo, no, si nosotros mandamos ayuda, pero nosotros no nos estamos recibiendo. Cuando el señor era bambino, ¿cómo 20 años, no sé. 20 años, sí, sí, probablemente. Giovane. Una cosa, claro. Chiesero come mai l'Italia non mandava aiuti per questo pueblo, per questo paese, Capitan Pastene, dove c'era una forte comunità italiana. Loro chiesero come mai siamo così abbandonati. Il governo di Roma, il governo italiano, disse: noi stiamo mandando aiuti, ma gli aiuti arrivavano a Santiago e non arrivavano qua. Mandavano ambulanze, credo che mandavano, però acá non arrivava nada. Mandarono ambulanze, claro. Ma non arrivavano. Io studio ingegneria meccanica. Ingegneria meccanica. Sì, felicitazioni. Sì, sì. Quando llegamos, la bandera italiana sí. Se nos emocionó. Claro. Porque claro. Estamos fuera de Italia de 4 meses. Sí. Y en Chile, tan lejos, claro. La bandera italiana. Sí. Claro. El 10 de marzo. El 10 de marzo. Lo celebramos. El 10. Claro. Siempre. Cuando llegaron la primera y la segunda. Claro. Qualcuno da qui è partito, è tornato nei posti, insomma, dove tutto è iniziato, quindi a Modena, in Emilia Romagna, hanno stabilito dei contatti. Qualcuno dell'Emilia Romagna, della zona di Modena, è tornato qui a Capitan Pastene, però la comunicazione ancora non è fluida, è normale, le generazioni sono passate, si sono succedute. Loro sperano in rapporti ancora più stretti. Ne hanno bisogno tutti, ne hanno bisogno loro, ne hanno bisogno, insomma, chi è rimasto, chi ha visto gente partire e non tornare più, perché la verità è che quando llegarono la idea fu de che nunca se podía volver in Italia. No, perché non tuvieron medio perché venivano con lo brazo cerrato. Non avevano i mezzi per poter tornare in Italia quando videro. Si no se l'avrían vuelto. Varios se habían vuelto porque no, como te digo, no había aquí nada. La cosa più scioccante fu che quando arrivarono sia la prima immigrazione del 1904 sia quella del 1905, stesse date 2 febbraio e arrivo 10 marzo, tutte le famiglie
23 famiglie per la prima volta, 65 per la seconda immigrazione, arrivarono in un galpon, in un capannone che loro denominarono il Calvario, questo per far capire la sofferenza, no? Che provarono quando videro che non c'era nulla, cioè era tutto da costruire. Per tanti mesi vissero in questo capannone tutti insieme, tutte le famiglie vissero insieme per tanti mesi. Figli. I bambini, i più anziani, las parejas, todo juntos. Ustedes habla un poquito italiano? Sí, poco, sí, muy poco, porque no lo dedicamos como sí, la gente acá. Estaba claro, inútil. Porque no, era muy complicado, muy entonces, complicado. Además la gente que había acá había que hablarle en chileno, entonces menos podía todavía... Y yo creo que en el Italia del 900 no se hablaba un italiano perfecto, se hablaban dialectos. Me imagino que sí, claro. Y entonces no fue fácil hablar en italiano aquí. No. Ahora nosotros tenemos que aprender el español, sí, claro. Pero no es fácil. Parece similar, pero sí, no es. No es lo mismo, claro. I ristoranti sono chiusi, è baja temporada. Andiamo in paese, andremo a comprare qualcosa e poi ci aspetterà domani mattina il desayuno. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarlo, que sé yo y todo. Felicidades. Guardate che spettacolo, la nostra cabaña sta fuori. Poi domani la facciamo vedere con il sole perché è bellissima. Benito viene con noi. Questa è la situazione, diretti in paese, non c'è nessuno. Noi e los perros. Sono neanche le 8 di sera, eppure sembra notte fonda, è incredibile. Si vedono anche benissimo le stelle per la poca illuminazione pubblica. Speriamo di trovare qualcosa aperto, altrimenti abbiamo i due panini che ci sono avanzati dai 7 che avevo preparato stamattina, fortunatamente, vediamo. Andiamo a vedere, dai. Però la strada è abbastanza illuminata, quindi non abbiamo preso la Tenerona perché sono circa 700-800 metri e noi come sempre dobbiamo fare movimento. Arrivati in centro, c'è un fuoco qua acceso. Spesa fatta, ce l'abbiamo fatta! La ragazza della cassa, facendosi rossa per l'agitazione, ci ha detto: mi encanta suo accento. È chiaro che non era solo l'accento che non andava, era che noi parliamo un po' a modo nostro, però... Questa è la via del ritorno, un po' inquietante, ma è super tranquillo qua, veramente. Ora è a vedere l'incontro con i nostri amici cani. Quello che mi dà un po' pensiero. Quando sentono l'odore della carne. Mi rende un po' inquieta l'incontro di nuovo con Benito, che insomma, quando siamo partiti non sembrava tranquillissimo, più per spavalderia. Benito, dove starà? Tra poco sentiremo un cavallo che arriva. Benito, basta, mamma mia, peseranno 100 kg. Benito, basta. Guarda, viene sul patio insieme a noi. Guarda. Sì, entra anche lui, sa. Ha una coda Swiffer, sembra. No, via, fatti vedere quanto sei bello. Però non puoi entrare. No, via Benito, via. Il proprietario, che gli parlava con tono molto feroce quasi, mettendolo in riga, ci ha detto che di solito è abituato a stare con i bambini, che lo fanno entrare, giocano, e adesso ha mancanza di affetto, la stagione è finita, siamo in baja temporada. Poi ci ha detto di non farlo entrare. Esatto. Dopo tiriamo un pezzettino, va bene. Sì. Neanche torna dal suo amico. Ora prepariamo cena, poi velocemente riprendiamo il discorso di prima, comunque... Posto surreale veramente, non abbiamo internet, quindi domani dobbiamo decidere cosa fare perché per il nostro lavoro è fondamentale. Lo abbiamo solo sul telefono, ma sul telefono qua in Cile non è come in Italia, i giga costano tantissimo, bisogna acquistarli la notte per poter caricare un video, eccetera eccetera. Ora però andiamo a mangiare. Torniamo seri, la cena è quasi servita. Pollo, pomodoro, cetriolo. Prendiamo questo pane qua, nome tecnico Ayuya. Noi ci facciamo gli hamburger. Abbiamo comprato l'olio d'oliva perché avevamo finito, birra Patagonia e chi c'è mazza.
Ma vogliamo parlare dell'abbigliamento della cocinera? Ti vali la moto, calzini lunghi, total black. Cattiva, temeraria, come non sono. Ogni tanto lo sono, pochito. E dopo questo mosso, e dopo questo brindisi, piatto pulito, questo animale ha mangiato quanto me e pesa 50 kg scarsi, io 87. Quanto mi costi? Quanto? Io e lui siamo uguali. Due serdi spaventosi. Comunque, mentre mangiavamo, parlavamo tra di noi e pensavamo: ma in questo momento dove siamo? Come lo raccontiamo a qualcuno? Forse sarà la birra che abbiamo in corpo? Dopo questo pensiero, veramente, buonanotte. Ciao ragazzi. Say what you gotta say. Go light the saddle.